In Pinocchio è molto presente la voglia di relazionarsi, ma sempre a gente sbagliata, che è il proprio anche dell'esperienza giovanile. Se uno non fa tutti gli sbagli possibili quando è giovane, non riesce nemmeno a diventare un adulto. Personalmente lo conoscevo malissimo perché purtroppo il mio approccio è stato attraverso le illustrazioni di Walt Disney, che considero assolutamente imperativi, distruggono tutt'altra possibilità di creazione personale. Ho ripreso la lettura attraverso l'occhio degli studenti, che loro avevano una memoria dell'infanzia, e quindi in questa fase ho ascoltato molto loro. Abbiamo tolto stranamente tutto l'aspetto morale, e questo è anche, possiamo dire, giustifica anche il titolo di Constructing Pinocchio, anche perché sappiamo che la morale detta nuda e cruda non ispira più nessuno, anzi ci incita a fare proprio il contrario, come peraltro Pinocchio. Forse un aspetto che ricorrente del testo, del sottotesto di Collodi, sono i continui incontri con la morte o con la possibilità di morire. Non c'è sipario, si comincia a palco vuoto, tutti i partecipanti alla performance entrano a vista, si dispongono con molto ordine, molto consapevolezza, ma non cercano di creare illusioni. E poi, man mano, si costruisce lo spettacolo e ci porta fuori dalla nostra quotidianità. Però è un lavoro che viene fatto insieme al pubblico. Proprio questi movimenti a vista consente al pubblico di entrare sul palco. Come lo diceva anche Ariane Mnuchin, diceva: nel cinema siamo coccolati, siamo nutriti al biberon. A teatro il pubblico deve fare la sua parte, deve lavorare, e viene a popolare il palcoscenico.